colpo di scena nelle indagini sugli attentati di Bruxelles di 6 giorni fa, un giornalista freelance che si credeva fosse l'uomo con il cappello all'aeroporto Zaventem di Bruxelles è stato rilasciato per mancanza di prove. Lo ha riferito il sito di un giornale belga che ha citato fonti della procura. La polizia in tarda mattinata aveva ritwittato il video dell'aeroporto di Zaventem e invita la cittadinanza a dare informazioni con l'uomo del cappello individuato nella foto. Sempre la stessa procura belga ha confermato gli arresti per altri 3 terroristi. Intanto le autorità greche hanno trasmesso a quelle belga tutti i risultati delle perquisizioni del gennaio del 2015 in un appartamento di uno degli attentatori, grazie al quale furono ritrovate mappe e disegni dell'aeroporto belga.